ormai consuetudine della Chiesa italiana, celebrare una veglia in memoria dei missionari martiri il 24 marzo, data in cui nel 1980 veniva ucciso l'arcivescovo di San Salvador, Monsignor Oscar Romero. Per lodevole iniziativa di Missio Giovani, l'appuntamento della giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri si rinnova anche quest'anno ed ha per slogan «Vite intrecciate». A voi, fratelli e sorelle che ci seguite, il nostro cristiano saluto. L'Agenzia Fides redige ogni anno l'elenco delle persone che in tutto il mondo hanno perso la vita nell'esercizio del loro servizio ecclesiale. È doveroso farne memoria e unirli alla numerosa schiera di tanti testimoni, molti originari anche delle nostre terre, la cui morte si è trasformata da tragedia in luminoso esempio di vita donata. I martiri non sono eroi, ma uomini e donne che hanno intrecciato la propria vita a quella di Gesù, seguendolo sulla via della croce che porta alla risurrezione. La morte quasi sempre li ha raggiunti nella quotidiana fedeltà alla loro vocazione. Il loro sacrificio non spinge all'odio contro gli uccisori. È espressione invece, come quello di Gesù, della volontà di essere fratelli e risuona per noi come potente invito alla conversione e alla riconciliazione. Iniziamo la preghiera e ci disponiamo all'ascolto della parola.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che ci chiama ad essere tutti fratelli sia con voi. E con il tuo Spirito. Preghiamo. O Signore, la fede, la speranza e la carità che hanno sostenuto i tuoi testimoni fino al dono della vita, siano luce sul nostro cammino e ci rendano graditi al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa lo stesso». Il samaritano della parabola intreccia la sua vita con l'uomo assalito dai briganti. E per l'attenzione che mostra nei confronti di quest'uomo, viene additato come persona che ha un comportamento corretto da Gesù,
comportamento anche da ripetere. Il samaritano intreccia la sua vita con quella di quest'uomo, che non sappiamo il nome. In che modo? Sentendo prima di tutto compassione. È la compassione che lo spinge a intrecciare quel momento della sua vita con questa persona. Concretamente questa compassione si traduce nel fermarsi, nel spendere tempo, nello spendere anche del denaro, nel coinvolgere altre persone a favore di questa persona, è il caso del locandiere, dell'oste. Quest'uomo ha intrecciato la sua vita e per questo viene additato, ad esempio, fai così anche tu, dice Gesù all'uomo che lo interrogava. Noi sappiamo che Gesù, in fin dei conti, è il buon samaritano, è la pienezza della compassione. Gesù ha intrecciato la sua vita in tanti modi, dalla nascita e poi quando arriva la vita pubblica possiamo arrivare a nominare anche delle persone, e c'è Zaccheo, e c'è la Maddalena, c'è il lebbroso. Gesù incontra il sordo balbuziente, il paralitico, incontra pubblicani, incontra prostitute, intreccia la sua vita con tutte queste persone, guidato dalla compassione, fino alla fine della sua esistenza, dove la compassione si manifesta addirittura nel perdono dato a chi lo ha messo in croce, dove intrecciare la sua vita con noi arriva al dono della sua esistenza sulla croce, la pienezza della sua passione, morte e resurrezione, la pienezza della compassione di Dio data a noi attraverso Gesù Cristo. Noi oggi facciamo memoria, ricordiamo uomini e donne, operatori pastorali, che nel corso dell'anno 2020 hanno intrecciato la loro vita con altre persone. E in questo intreccio di vita hanno incontrato la morte. Alcuni proprio a motivo anche del servizio che stavano svolgendo, altri in occasioni di situazioni di violenza. Ma sempre e comunque dentro questo intrecciare la vita con altri fratelli e con altre sorelle. Intrecciare la vita per la ricerca della giustizia, intrecciare la vita per il servizio a una comunità, intrecciare la vita per persone magari ai margini dell'esistenza. Allora queste persone diventano per noi un dono e nello stesso tempo anche un impegno, una provocazione, dentro il nostro cammino quaresimale. Ci danno la concretezza di che cosa vuol dire compassione, di che cosa vuol dire intrecciare la vita con altri fratelli e sorelle. Questa sera, ma in questi giorni, preghiamo perché veramente il dono che queste persone, che questi testimoni ci offrono, sia da noi accolto e porti frutti di vita, perché anche noi, guidati dalla compassione, possiamo intrecciare la nostra vita con altri fratelli e sorelle, con persone che incontreremo nella vita quotidiana, con persone che saranno là sulla strada, con persone che saranno nelle situazioni più diverse. Intrecciare la vita, che questo possa compiersi nel nostro cammino verso la Pasqua.
Ascoltiamo il rapporto Fides delle sorelle e fratelli caduti nel 2020, secondo la panoramica dei continenti. Nell'anno 2020, secondo le informazioni raccolte dall'agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 20 missionari, 8 sacerdoti, un religioso, 3 religiose, 2 seminaristi e 6 laici. Secondo la ripartizione continentale, quest'anno il numero più elevato torna a registrarsi in America, dove sono stati uccisi 8 missionari. Negli ultimi 20 anni, dal 2000 al 2020, sono stati uccisi nel mondo 535 operatori pastorali, di cui 5 vescovi. L'elenco di Fides, ormai da tempo, registra i battezzati impegnati nella vita della Chiesa morti in modo violento, non espressamente in odio alla fede. Per questo si preferisce non utilizzare il termine martiri, se non nel suo significato etimologico di testimoni. Anche nel 2020 molti operatori pastorali sono stati uccisi durante tentativi di rapina o di furto, oppure sono stati oggetto di sequestro, o ancora si sono trovati coinvolti in sparatorie o atti di violenza nei contesti in cui operavano, contraddistinti da povertà economica e culturale, degrado morale e ambientale. Nessuno di loro ha compiuto imprese o azioni eclatanti, ma ha semplicemente condiviso la stessa vita quotidiana della maggior parte della popolazione, portando la sua testimonianza evangelica come segno di speranza cristiana. Solo per citarne alcuni, in Burkina Faso il catechista Philip Yarga è stato ucciso insieme ad un gruppo di persone di fedi diverse durante l'assalto jihadista avvenuto domenica 16 febbraio 2020 nel villaggio di Panzi, nel nord del paese. In Argentina, il sacerdote Oscar Juarez è stato trovato morto il 15 luglio all'interno della sua parrocchia per un tentativo di furto. In Brasile, Don Adriano da Silva Barros è stato sequestrato e trovato senza vita il 14 ottobre, vittima di una rapina. In Zambia, Suor Matilda Mulenga Chonzi è morta domenica 25 ottobre a causa delle ferite riportate nell'assalto alla parrocchia nella quale prestava servizio. In Indonesia, Rufinus Tigau, catechista cattolico della diocesi di Timika, nella provincia di Papua, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco il 26 ottobre. In Italia, a Como, il 15 settembre, Don Roberto Malgesini è stato assassinato da un senzatetto tra i tanti poveri a cui si dedicava. Fra Leonardo Grasso, camilliano, è stato ucciso la mattina del 5 dicembre da un ospite della comunità che gestiva nel Catanese. Il 5 marzo si sono completati 10 anni dall'uccisione dell'avvocato e politico pakistano Shahbaz Bhatti, difensore dei diritti umani e in particolare della libertà religiosa. Sarà presto beato il magistrato italiano Rosario Livatino, caduto vittima della mafia che aveva contrastato con la sua limpida azione. La pandemia del Covid-19 ha fatto molte vittime tra i missionari e missionarie di istituti e diocesi. Il loro sacrificio, come quello di medici e infermieri che si sono spesi fino alla morte nella cura dei malati, sia gradito al Signore e renda feconda la missione della Chiesa. La tragica notizia della sparatoria in cui sono morti nella Repubblica Democratica del Congo l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci, con il loro autista Mustafa Milambò. Ne ricordiamo la testimonianza di servitori della pace. Nada te cubre, nada
Facciamo memoria ancora di alcuni testimoni missionari delle nostre chiese. Nella notte tra il 7 e l'8 settembre del 2014, tre suore saveriane vengono terribilmente trucidate vicino a Bujumbura, la capitale del Burundi. Si tratta di suor Bernardetta Bojan, nativa della diocesi di Padova, di suor Olga Raschietti, nativa della diocesi di Vicenza, di suor Lucia Pulici della diocesi di Milano. Erano una comunità aperta a chiunque avesse difficoltà. La loro casa accoglieva persone povere, persone emarginate, e le ragioni di tanta violenza che è caduta su di loro ancora oggi sono avvolte nell'incertezza. Quello che sappiamo però per certo è che queste tre suore saveriane, Bernardetta, Olga e Lucia, hanno amato l'Africa fino alla fine, fino al dono di sé. La più giovane di loro aveva 75 anni quando la violenza omicida è piombata su di loro. E suor Bernardetta amava dire che la missione è la frontiera dell'amore. E davvero la missione è sempre uscire verso ogni frontiera culturale, geografica, esistenziale, per essere un riflesso dell'amore fedele del Signore. E questo le tre suore saveriane lo hanno testimoniato davvero. Luciano Bottan, un giovane della diocesi di Treviso che perse la vita durante un incidente stradale mentre si recava alla missione diocesana in Fianga, in Chad. Lungo il viaggio che da N'Djamena lo portava alla missione, un tragico incidente e lui perse la vita, presentandosi proprio in quel momento come sono un laico diocesano di Treviso, missionario. In questo momento con lui morirono anche altre persone, altre furono ferite. Di Luciano ce ne parla molto la canzone di Luciano, scritta da lui, è un po' un'autobiografia. Molti tratti spirituali di questa persona sono raccontati proprio in questo canto, ma di lui vorrei anch'io ricordarvi qualcosa tratto dai suoi scritti, quando lui diceva così: parlami Signore, soffia il tuo spirito su di me, insegnami l'atteggiamento dell'ascolto, che vada Gesù tuo figlio, che io veda Gesù tuo figlio nel prossimo, dammi il sentimento di compassione verso gli ultimi, fammi sentire fratello, fratello verso tutti e con un unico padre, il padre di tutti. Ciò che ti chiedo, me lo stai già donando. Ti chiedo il mio posto nel regno dei cieli. La nostra chiesa è la chiesa dei martiri e la chiesa di Vicenza ricorda quest'anno il 40° anniversario del martirio di padre Tullio Maruzzo. Aveva difeso i diritti di campesinos e per questo il 1 luglio 1981, insieme al suo giovane catechista e autista Luis Abdulio, vengono assassinati nei pressi della missione di Quirigua in Guatemala. Padre Tullio nasce a Lapio, sui Colli Berici, e aveva scelto la famiglia e i frati minori per vivere in pienezza la sua vocazione missionaria. Noi oggi lo ricordiamo insieme come testimone della catechesi che plasma la dignità, come testimone della carità che non denuncia ma annuncia, e testimone della gioia e della creatività francescana. Con il sacrificio della sua vita entra nella corona dei 13 missionari e missionarie martiri vicentini. Suor Maria Teresa Dalle Pezze, nata nel 1939, con l'età di 24 anni fa la sua professione nelle suore comboniane al Cesiolo di Verona. Dopo si prepara e parte per il Mozambico nel 1961. E lei vive partecipando di due esperienze di guerra, la guerra di liberazione per l'indipendenza e dopo la guerra civile. E come persona dedicata al regno di Dio, ai fratelli, ai più poveri, agli ultimi, lavora nella pastorale e dopo soprattutto nel campo educativo. La morte la sorprende il 3 gennaio 1985 sulla strada che porta da Nacala a Nampula
in Mozambico. E lei era andata a visitare le sorelle e era insieme a un padre comboniano. Si affiancano a un convoglio militare che faceva la scorta quando questo viene colpito da bazooka e tutti fuggono. Lei anche fugge, si nascondono nell'erba alta. E il sacerdote arriva al villaggio ma non c'è. Allora torna dopo sui suoi passi alla ricerca di Suor Teresa e la trova con tre colpi di fucile, uno alla testa, uno all'addome e uno al petto e uno alla gamba. E chi racconta la storia dopo come è morta è un soldato che era nascosto lì con lei e le dice: mamma, e tu hai un bel maglione, me lo potresti regalare perché mia moglie è incinta e non abbiamo niente da coprirci la notte. Lei non se l'è fatta dire due volte, si alza, toglie il maglione e in quel momento la uccidono sul posto. C'è una lapide, c'è una croce dove lei è stata colpita lungo quella strada ancora oggi. Suor Gina Simeonato della diocesi di Treviso è stata uccisa in Burundi, nella regione africana dei Grandi Laghi, il 15 ottobre dell'anno 2000, da un gruppo di uomini armati, mentre lei si recava a celebrare, ad assistere all'Eucaristia, a partecipare all'Eucaristia. È stata una vita la sua donata ancora prima di essere tolta la vita. Lei si è donata totalmente agli ultimi, ai poveri, agli esclusi. E mi piacerebbe di lei ricordare quanto scriveva ai giovani, dicendo così. Diceva: non lasciatevi trascinare da quello che fanno tutti, dalla routine, dai di più. La strada per seguire il Signore è difficile, ma sempre gli ostacoli possono essere superati, possono essere rimossi. Lui, il Signore, non vi domanda di fare, ma vi domanda soprattutto di essere. Essere per Lui, essere al servizio dei fratelli. Padre Aldo Marchiol, una vocazione nata in famiglia con genitori molto semplici e di una fede concreta, un fratello che dal seminario lo ha ispirato ad ampliare anche lui la sua vocazione umana e cristiana. Ha approfittato del fatto che a Udine c'erano i Saveriani, con loro ha fatto un lungo cammino, è andato anche in Burundi e lì in una testimonianza di comunità con Otorino Maule e la Catina Gubert ha dato la vita in un popolo concreto dove c'erano contrasti e conflitti. E come lui, come Cristo in croce, anche lui ha saputo dare la sua vita per la pace e il Vangelo. Don Ruggero Ruvoletto è stato assassinato alla periferia di Manaus, in Brasile, il 19 settembre del 2009. È stata una esecuzione, l'hanno fatto inginocchiare, l'hanno colpito alla testa con un colpo di pistola. Perché? Don Ruggero era un prete dal cuore grande, strenuamente impegnato per proteggere i giovani da ogni corruzione legata alla droga, alla malavita, alla ricerca di vie troppo facili per guadagnare soldi illegalmente. Aveva una voce forte e chiara nel denunciare la corruzione anche dentro la stessa Chiesa Cattolica. E in questo suo coraggio probabilmente va cercata la ragione di tanta violenza. Don Ruggero ci lascia un sorriso meraviglioso, era un uomo di relazioni aperte e cordiali, dal cuore grande, con dei sorrisi meravigliosi che scaldavano il cuore. Uno dei suoi motti preferiti era: noi ci siamo. A dire, ad esprimere la disponibilità, la prontezza, mai vissute da solo, individualmente, ma sempre in modo comunitario. Sì, noi ci siamo insieme. E allora questo testamento spirituale di Don Ruggero ci esorta a continuare su questa strada, ad essere una chiesa, un insieme che dona se stessa senza riserve.
A Salvador de Bahia abbiamo incontrato Luis Lindner. Luis abitava in una piccola canonica alla periferia della città e subito dopo il nostro arrivo ci invitò ad andare con lui nella vicina favela. Una puzza pazzesca veniva verso di noi dal basso. Il piccolo ruscello ai piedi della gola era la fogna della città. Qui, con questo sfondo, volevo fare l'intervista con padre Luis. La prima domanda: di cosa vivono le persone qui? Luis dice pensieroso: non so nemmeno io di che vivono, dell'aria e della sabbia, ma vivono. E se non hanno niente da mangiare oggi, forse domani, ma loro vivono. Ma i bambini particolarmente soffrono della fame. Con la domanda successiva volevo provocarlo e dico: è facile per te parlare, tu che vivi quassù in una canonica bella, perché non vai da loro e vivi laggiù nel fango? Lui sorrise e disse con molta calma: sai, le persone non vogliono che io viva lì con loro, non ci riuscirei neanche. Loro vogliono che io stia dove sono e lì tiri fuori dalla sporcizia e dell'infelicità, e non posso farlo se io stesso sono qui giù. Quando siamo scesi fino in fondo e la puzza era peggiorata, ho notato che padre Luis non se n'è nemmeno accorto. Si è avvicinato alle persone, li ha abbracciate, incoraggiate e ha lasciato tutti con un sorriso che non mi aspettavo mai qua giù. Di fronte a una baracca di cartone, lui si è fermato e ha chiamato un nome. È uscita una ragazza di circa 15 anni, era incinta. Luis l'abbracciò, poi mise le mani sulla testa della ragazza, rimase lì a lungo e la benedisse. Padre Luis ha portato la pace in questa povera dimora e amato da queste persone semplici, perché non solo predica dell'amore di Dio, ma lo fa diventare realtà. Ci lasciamo ancora illuminare da una particolare testimonianza. L'evangelizzazione passa attraverso gli occhi. Le persone vedono degli altri fratelli che incontrano nella loro semplicità e si domandano come mai questo fratello è così sereno, come mai si interessa di me, come mai ha sempre tempo per me. E allora nascono delle domande nel cuore di ciascuno fino ad arrivare a sentire il Signore Gesù come una presenza viva e importante per la loro vita. Che abbia insegnato veramente cosa volesse dire il prendersi cura degli altri, non il curarli come spesso noi negli ospedali siamo abituati a fare. God bless you, Don. You know, solo quello possiamo dire. Il farsi carico di tutti gli aspetti sociali, psicologici, aveva un'attenzione che andava oltre quella che doveva essere quella di un medico. Ritornare soprattutto all'attenzione alle persone, ai rapporti immediati, ai piccoli gesti che sanno dire quanto l'altro mi sta a cuore. Quando aveva altri problemi andavo sempre vicino da lui e chiedeva e mai mi ha detto che no. Quando hai un senza tetto, uno senza documenti, magari etilista,
che ha anche solo una bronchite, che non ha necessità di un ricovero in ospedale, perché si possono ricoverare tutti, eravamo in difficoltà perché dicevamo gli antibiotici chi glieli dà, chi lo segue nelle terapie. Allora avevamo il suo numero, lo chiamavamo e lui arrivava e diceva: ma sì, lo porto via io, vieni a casa con me, sempre. Anche quelli che sono considerati matti ricordano donne. Ogni settimana, sì, è poco poco, 4 persone, 3 persone, anche se sono ubriaco, mi vengono, mi toccano le spalle, dico: Alagi, Alagi, veramente come donna non c'è nessuno a parte, mi dicono così. Questo saper sempre prendersi cura di tutti, secondo me, l'ha reso un punto di riferimento per tutta Como. Che cosa mi è rimasto? La voglia di camminare sui suoi passi, che sono i passi di Gesù. Quelle che ha lasciato qua. E noi, che tocca a noi per cercare di continuare, uniamoci. Non lo faceva perché era un prete, lo faceva perché era un uomo e perché ci teneva ad aiutare gli altri. E questo traspariva da ogni suo gesto. Io credo che l'esempio, la testimonianza più grande che Don Roberto ha lasciato nella mia, ma non solo nella mia vita, sia racchiusa nella parola incondizionato. Quello che lui faceva era senza condizioni, cioè non soltanto per persone che erano nel bisogno, ma anche indipendente da molte altre cose, se lo insultavano, se erano aggressivi, se pretendevano, se insistevano, se lo meritavano. Lui non ha mai guardato queste cose e ha sempre dato, ripeto, in modo incondizionato. Questo resta per tutti noi un esempio insuperabile. La preghiera finale presa dall'enciclica Fratelli Tutti, esprimiamo il sogno che per il dono della vita di tanti testimoni si costruisca un mondo fraterno. Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerra. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. E ancora, uniamoci nella grande preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Vescovo Giuseppe della Diocesi di Concordia Pordenone, responsabile per la dimensione missionaria della pastorale delle nostre chiese del Triveneto, porta ora a tutti noi un saluto ed un messaggio. Carissime e carissimi, è significativo che quest'anno le 15 chiese del Triveneto vivano insieme con le comunità cristiane e le comunità religiose la celebrazione della giornata dei martiri missionari. È significativo e bello proprio perché ci fa sentire un'unica chiesa che prega, che pur in maniera virtuale si trova insieme per una delle tappe significative del nostro cammino missionario. Ogni cristiano e in particolare ogni missionario è chiamato ad essere un tessitore di fraternità, come abbiamo celebrato nella giornata missionaria mondiale. E non si può vivere senza relazioni, senza tessere relazioni con le persone. Sappiamo che tutta la nostra vita è sempre ricca di snodi, di intrecci. Il missionario è uno che pur nelle fatiche e nelle difficoltà è capace di svestirsi, anche possiamo dire, delle proprie idee, del suo stile, per entrare in relazione con altri, con le culture delle persone a cui è chiamato a servire. Spesso poi i missionari vivono in paesi, in situazioni tragici, dove regna l'odio, la guerra, la morte e la vendetta. Ecco perché ogni missionario sa che può capitare nella sua vita anche questo momento di difficoltà e di tragicità, perfino di dare la sua vita per il Vangelo, per la fede che va ad annunciare e testimoniare. Ogni anno si allunga la lista dei missionari che nel mettersi a servizio dei propri fratelli hanno incontrato la tragicità, hanno incontrato il dolore, la sofferenza e rimanendo lì hanno dato segno e testimonianza che vale la pena accogliere la proposta di Gesù, fare della propria vita un dono per gli altri. In questo giorno particolare vogliamo pregare il Signore e ringraziarlo perché dà ancora oggi alla Chiesa la gioia di andare fino agli estremi confini della terra per portare il messaggio d'amore di Gesù, per testimoniare non con le parole ma con la propria fede, la bellezza della fede in Gesù Cristo, una fede che ci fa essere vicini, che ci fa essere solidali, che ci fa sentire prossimo di tutti. Un grazie particolare anche, mi sento di dire, a tutte quelle persone dalle diverse diocesi che ci hanno aiutato a vivere questa veglia di preghiera, questo momento di preghiera così intenso, e anche a tutti quegli operatori che hanno costruito
dando loro energie e loro tempo perché noi potessimo questa sera trovarci insieme, condividere anche questo momento di fraternità e di missionarietà. Buon cammino quaresimale e buona Pasqua a tutte e a tutti. Prima della benedizione finale con cui ci saluteremo, diciamo un grazie sincero a tutti coloro che hanno reso possibile la nostra celebrazione, in modo particolare al gruppo dei giovani della pastorale immigrati qui presente insieme al diacono Beppe. Dio Padre misericordioso, che ha inviato il suo Figlio e ha donato il suo Spirito per guidarci alla verità tutta intera, renda anche noi discepoli e testimoni del suo Vangelo. Vi benedica Dio grande e misericordioso, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Amen.